ci troviamo nella sala medievale del Museo del Territorio Biellese con Nadia Botalla, archeologo funzionario della soprintendenza che si occupa del nostro territorio, e siamo davanti alle vetrine dedicate all'incastellamento, un tema molto importante per il biellese. Sappiamo che ci sono degli scavi nuovi nel biellese e chiediamo alla dottoressa Botalla di illustrarci e di dirci come potranno arricchirsi le nostre vetrine. Buongiorno a tutti, siamo proprio di fronte alla vetrina che espone i reperti rinvenuti durante dei lavori di scavo condotti nel castello di Verrone in occasione di una ristrutturazione per fare spazio agli uffici pubblici. Attualmente un altro lotto è in corso di indagine, per questo motivo ho colto l'occasione di tornare a vedere i materiali esposti proprio per portare avanti la ricerca su questo nuovo intervento. Si tratta di materiali che raccontano davvero della vita del castello di Verrone, in particolare degli usi di ceramica e pietrollare, ovvero materiali destinati alla preparazione e alla consumazione dei cibi. Si tratta in particolare la pietrollare di un materiale utilizzato per la realizzazione di pentole destinate proprio alla cottura dei cibi sul fuoco. In questo caso, se venite in museo, vedrete un pezzo che presenta proprio delle tracce di annerimento, testimonianza proprio della esposizione al fuoco. Accanto sono invece esposte delle ceramiche, in particolare delle ceramiche graffite a lamina e ferraccia, che sono dei materiali piuttosto tipici del periodo basso medievale, destinati proprio al servizio sulla mensa e alla consumazione dei cibi. Accanto un piccolo boccale e anche degli eleganti calici in vetro. I materiali sono stati appunto rinvenuti grazie ad un intervento di assistenza archeologica nel corso degli interventi pubblici, e speriamo che appunto queste nuove indagini possano arricchire anche le collezioni di questo museo, consentendo a tutti di prenderne visione.